siamo su Ivana, si sente. Siamo qui, ti ascoltiamo perfettamente. Pronto, pronto. Buongiorno Andrea. Due tenniste, intanto non sento la voce di Ivana. Barbato, mi senti? Cuba pensiero, a voi foro italico. Barbato, mi senti? Proviamo, neanche questa. Proviamo a fare una voce solenne, una cosa di... La Sabatini è quella vestita di bianco. Sabatini è quella di qua. Andrea, mi sentite? Ivana? Barbato, mi sentite? Eccoci. Oh, l'applauso era per te. Grazie, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Siete collegati con il campo centrale del foro italico, dove da circa 7 minuti si è iniziata la finale di questi internazionali di tennis femminili di Italia. Che fa Miss Tennis? Miss Tennis ha appena strappato il servizio a Hélène Kelesi e quindi guida questo primo set per 2-0, 40-0 nel terzo game. Scusa, ha appena strappato il servizio, sì, quindi al terzo game e guida 40-0 sul suo servizio, ora 40-15. Con me qui in postazione Adriano Panatta, voce autorevole del tennis italiano e internazionale, che mi aiuterà nel commento. Ciao Adriano, tecnico. Buongiorno. Buongiorno a tutti, come state? Ciao Adriano. Come stai Oliviero? Bene, bene, il mio Cristo dei Parioli, come sta? E ormai allora, diteci qualcosa, è solo bella o è anche brava? È anche molto brava, io credo, ma Adriano può dire di più a questo proposito. Dunque, la chiamano Bella Senz'anima, lo sapete? È comunque la beniamina del campo centrale, il pubblico è tutto per lei. E vorrei... Adesso ho sbagliato una palla importante che l'avrebbe permesso di portarsi sul 3-0. Comunque continua a guidare questo terzo game per 40-30 e approfitterei di questo momento per vedere un po' insieme la sua storia. È giovanissima, infatti è nata il 16 maggio del 70, quindi tra poco compirà 18 anni. È nata a Buenos Aires, Argentina, un paese particolarmente vicino agli italiani per altre vicende. Ha iniziato prestissimo, a soli 14 anni, a frequentare il circuito femminile. E veramente, oltre ad essere molto attraente, come voi avete sottolineato all'inizio, è anche molto preparata fisicamente, atleticamente, lo ha dimostrato su questo centrale nei giorni scorsi, giocando uno splendido tennis nonostante il grande caldo che da qualche giorno è sceso su Roma. Ha esordito nell'84 aggiudicandosi i più importanti titoli giovanili, gli Open di Francia, d'Italia e l'Orange Bowl, e quindi un curriculum di tutto rispetto. È tra le prime 5 del mondo ed è l'unica tennista che quest'anno ha sconfitto per ben 2 volte Steffi Graf, numero 1. Per quanto riguarda Hélène Kelesi, anche lei è una giovanissima, ha 19 anni, è di origine cecoslovacca, infatti i suoi genitori si trasferirono nel 68 in Canada, dove lei è nata un anno dopo, quindi ha 19 anni, dicevamo appunto. È una tennista molto in forma quest'anno, numero 37 del mondo. Si è aggiudicata il torneo di Taranto, infatti una settimana prima dell'inizio degli internazionali di Roma. E ora torniamo un attimo alla telecronaca, Adriano, se non sbaglio la Sabatini è in vantaggio su questo suo servizio. Sì, la Sabatini scusate, ha iniziato molto bene l'inizio del primo set, ha strappato subito il servizio alla Kelesi, adesso è in vantaggio sempre per Gabriella in questo terzo gioco. Appena vinto il terzo gioco, è 3-0 nel primo set. Questi primi 3 giochi sono stati caratterizzati da un tema tecnico abbastanza semplice, c'è la Sabatini che palleggia da fondo campo con la Kelesi, che è una giocatrice molto solida, molto, che ha la forza nervosa e la forza fisica dei risultati maggiori. Tecnicamente la Kelesi è abbastanza limitata, però è molto coriacea e è difficile da sottomettere. Gabriella ha talmente tanto talento che può tranquillamente dialogare da fondo campo con la canadese e poi scegliere la palla buona per sferrare l'attacco o tirare il punto vincente. Ecco, vediamo un po' la strada fatta da Gabriella Sabatini, ora inquadrata dalla nostra regista Anna Cristina Giustiniani. La Sabatini si è imposta sulla Diaz e quindi sulla Hanica negli ultimi turni. Ha avuto una vita abbastanza facile, se si esclude forse il match con la Hanica, dove ha un po' sofferto nel primo set, vero Adriano? Adriano, mi senti? Sì.
La Sabatini nel primo set con la Anica ha un po' sofferto. Sì, ma Gabriella ha una giocatrice abbastanza strana. Ha forse l'unico difetto che ha, che intanto perde di concentrazione. Infatti nel match contro la Anica, dopo aver perso il primo set 6-3, era addirittura in vantaggio per 3-1 nel primo set, poi dopo ha avuto un passaggio a vuoto e ha perso 6-3. Un po' deconcentrata. Sì, sì. Poi il secondo e terzo set invece ha vinto facilmente 6-1-6-1. Questo dimostra con quale superiorità lei può imporre il suo gioco alle altre avversarie, a parte 3-4 giudici al mondo come la Martina, come la Chris Evert o la Graf. Cosa si può dire di questo match per adesso? Che sono due giudici completamente diverse. La Chelesi è una giocatrice un po' della nuova generazione, questo rovescio a due mani, talento abbastanza limitato, un buon fisico, abbastanza compatto, e Gabriella gioca bene a tennis. Gabriella è un'altra categoria, per cui a meno che non abbia appunto dei passaggi a vuoto come qualche volta gli capita, il match non dovrebbe esistere. Ecco, allora guardiamo la Chelesi al servizio, se saprà accorciare le distanze, è 0-15. Certamente ha dei problemi la Chelesi a giocare una finale così importante in un torneo così prestigioso. Gabriella è molto più abituata a questo tipo di emozioni. Ecco, la Chelesi aveva dichiarato proprio poco prima di scendere in campo di essere molto tesa, di non dormire da due notti all'idea di dover affrontare la Sabatini. Ricordiamo che Hélène Chelesi ha avuto, diciamo così, la strada facilitata dal ritiro di Chris Evert, che nel match con la Provis si è infortunata alla caviglia destra e quindi non ha disputato l'incontro con appunto la Chelesi, che ha portato il turno. C'è una contestazione adesso, la Chelesi protesta per un suo dritto che giudicava buono, che l'abbia dato fuori, ma era nettamente fuori. Sono momenti in cui ci si attacca un po' a tutto quanto, perché tre palle ancora per il break per la Sabatini. E questa volta Gabriella sbaglia, 15-40. Ecco, direi che la Chelesi, che nei giorni scorsi aveva dimostrato di sbagliare molto poco, soprattutto da fondo campo, oggi invece, forse proprio per un fatto di tensione nervosa, è molto fallosa. Anche perché gioca contro la Sabatini, per cui pensa che quello che ha fatto nei giorni scorsi non può essere sufficiente per mettere in difficoltà l'Argentina, e per cui sta andando un po' fuori giri, cerca un ritmo troppo alto. Però Gabriella gioca veramente bene. Implacabile. 4 giochi a 0 per Gabriella Sabatini in questa prima partita della finale degli Internazionali d'Italia femminili. Ecco, vorrei dire che la Chelesi, oltre ad avere approfittato, diciamo così, del ritiro di Chris Evert, ha avuto anche una vita abbastanza facile contro la nostra Raffaella Reggi, che le ha dato una grossa mano ad entrare in finale. Infatti con 14 doppi falli le ha facilitato incredibilmente il match, vero Adriano? Io speravo molto che Raffaella potesse arrivare in finale e giocarsi questa finale con la Sabatini. Purtroppo ha avuto una settimana in cui non ha giocato molto bene, soprattutto nel servizio. Già dai primi turni aveva fatto moltissimi doppi falli, poi ha raggiunto forse quasi un record negativo contro la Chelesi, compiendo 14 doppi falli contro questo match. Ho paura che questo match possa diventare veramente un monologo dell'Argentina. Vedi che proprio la Chelesi non riesce, è talmente emozionata poverina che non riesce proprio a giocare. 30-0 e devo dire che è una finale fino a questo momento non all'altezza di questo torneo, dove abbiamo visto degli incontri veramente molto belli. Sono inquadrate le gambe della Sabatini, molto belle. Trenta
7:15. Nella storia di queste due atlete ci sono tre incontri che le hanno viste opposte e tutte e tre le volte la Sabatini ha sconfitto la Chelesi per due volte in due set, e solo nell'87 l'anno scorso ad Amelia Highland sulla terra rossa la Chelesi è riuscita ad aggiudicarsi un set, quindi una storia nettamente la statistica è nettamente a favore di Gabriella Sabatini. 40-30. 40-30, 40-30, 40-30, 40-30. Per la Sabatini che conduce 5-0, un incontro che va a una velocità pazzesca, infatti in poco meno di 20 minuti la Sabatini si trova già a condurre questo incontro per 5-0. Ecco Ivana, ti posso chiedere, mi senti? Perfettamente. Senti, noi qui come spettatori siamo un po' delusi, perché l'avete già detto molte volte, ma insomma come finale non mi sembra, no? Mi sembra tra una giocatrice buona e una che invece in campo per ora non è esistita. È normale che sia così, è giusto. Ma io credo che, ma qui Adriano comunque il tecnico poi parlerà immediatamente dopo di me, io volevo azzardare un'ipotesi, la Chelesi è una ragazza che non ha dei colpi particolarmente efficaci, ma è riuscita ad andare avanti in questo torneo grazie a una grinta incredibile e a grande presenza in campo. La sensazione che oggi invece la grande tensione nervosa, la paura di affrontare la Sabatini su questo centrale la stia un po' immobilizzando e non avendo dei grossi colpi, chiaramente in netta inferiorità. Il palloncino cos'è? Non so se vedi sul tuo monitor o direttamente che sta gonfiando, sì, un palloncino, sì. Come volesse fare il botto come fanno i bambini per spaventare forse la Sabatini. Ma io penso che si prenda un po' d'ossigeno. Cos'è quel sistema, Adriano? Ma io il palloncino non l'ho mai gonfiato. Però quello si fa per gli ubriachi, no? Sì, appunto, quando uno guida in stato di ebbrezza. Mi sembra che forse ha preso un po' di ossigeno. Oggi qui fa un caldo pazzesco, non so se voi studi avete l'aria condizionata. Noi qui non ce l'abbiamo. Sì, noi l'abbiamo. Beati voi. Per cui può darsi che abbia preso o un po' di ossigeno, io non l'ho visto bene perché abbiamo un po' di riflesso, però siamo abbagliati dal sole, esatto. Qui in postazione. Adriano, scusa, dimmi, senti, ma è in catalessi da paura in finale la Chelesi, la sua finale ha giocata ieri, come mai è così giù? Viviano, tu hai visto tanti match di tennis, tu sai quando un giocatore, un outsider, fa un grosso exploit e arriva in finale di un grosso torneo, può succedere due cose: o fa un grandissimo match con una bellissima difesa, perché è difficile che poi possa battere una campionessa come la Sabatini, oppure veramente si blocca e diventa un disastro. Sono famosissimi tantissimi finali di giocatori famosissimi contro outsiders ed è finita purtroppo in certe volte in spettacoli non tanto buoni dal punto di vista tecnico. Andrea ha ragione, insomma, che adesso qui il commento tecnico è anche imbarazzante. Senti, approfittando di quello ti rubo un altro secondo. Tu hai scritto su un quotidiano una cosa molto interessante, mi pare ieri o l'altro ieri, sul dislivello, che sul baratro mi pare che fosse stato definito, fra le prime due, tre, anche le nuove, cioè Steffi Graf, la Sabatini e le altre. Perché secondo te si mantiene questo tipo di baratro nonostante il livellamento tecnico molto molto più diciamo più sviluppato adesso che una volta? Ma guarda, questo qui succede perché le ragazze giocano un po' tutte quante uguali, il sistema appunto da fondo campo con il rovescio a due mani, si guarda soprattutto il non sbagliare che cercare il punto. Questo qui crea un livellamento incredibile a livello medio-alto, dove ci sono delle buone giocatrici, però non delle campionesse. Se tu guardi le caratteristiche tecniche delle prime quattro, abbiamo Martina Navratilova che gioca come un uomo, praticamente, e qui cerca sempre di giocare la volée, gioca tutti quanti i colpi. Chris Evert gioca da fondo campo, cioè l'esempio perfetto del nuovo gioco che usano queste ragazzine qui, tipo la Chelesi. La Graf è una campionessa perché sa fare tutto, ha un dritto che forse si può avvicinare a quello di Lendl quasi. E gioca bene a rete, gioca bene in rovescio, sa fare tutto. La Sabatini ha molto talento, per cui il talento a questo punto qui crea questo grosso dislivello. Negli uomini invece, dove la forza fisica è più importante,
Ecco, qui mi sembra un momento importante, c'è un game a zero, il primo game a zero della Chelesi. Se posso chiedere un'altra cosa, è vero che i premi femminili sono uguali a quelli maschili? Non in tutte le parti. Ma qui a Roma? Qui a Roma no, sono abbastanza inferiori di quelli maschili, però per esempio si sono battute le tenniste della loro associazione che sia in America sia a Wimbledon il montepremi è sotto giù uguale. E sì, io sono anche d'accordo, perché non vedo perché non debba essere la stessa cosa anche per le donne. È stato molto aumentato il montepremio degli ultimi incontri, soprattutto credo per le statunitensi che si sono battute molto per questa uguaglianza, anche perché per esempio qui l'abbonamento per il torneo femminile è venduto insieme a quello del maschile, quindi praticamente è un modo per sponsorizzare, per far ritornare il torneo femminile ai livelli del... Sì, però per questo non so se sia vero, ma qualcuno lamentava di non poter entrare al Foro Italico, in un Foro Italico semivuoto dei giorni scorsi, perché i biglietti erano tutti venduti in quanto includevano gli abbonamenti maschili che sono esauriti da un sacco di tempo, è vero questo? Questo sì, ci sono state alcune proteste, però sai, io credo che in questo rientri un po' anche il malcostume di alcuni appassionati, tra virgolette, di tennis che preferiscono venire qui negli incontri serali per fare un po', per farsi vedere più che altro, per cui io sono convinta che... Beh, anche c'è anche gente che lavora magari. No, d'accordo Andrea, però io sono convinta che probabilmente anche negli incontri maschili, andando avanti, ci saranno molti posti vuoti. Ho capito. Non molti, non moltissimi, perché tu sai che la gente è appassionata, però ecco, forse le tribune, quelle più costose, a volte restano vuote. Quelle che riempiono sempre sono quelle dei veri appassionati che sono arrampicati qui in piccionaia, e tu vedi sono piene anche per il femminile. E comunque i sistemi per vendere gli abbonamenti valgono anche negli altri sport. Mi pare che il Napoli abbia venduto l'ultima partita di campionato, quella dello scudetto, in teoria, 3 mesi fa, insieme a un'altra, in un pacchetto insieme a un'altra partita, altre 2 partite. Io ritornerei match. Stiamo vedendo adesso un bellissimo immagine all'allenatore dei movimenti da fondo campo della Sabatini. Guarda con quale leggerezza questa ragazza si muove. Ecco la differenza che domandava prima Oliviero tra queste prime 4 e le altre. Comunque Gabriella Sabatini al servizio, 30-15 per lei, 5-1 in questo primo set. Servizio vincente, 40-15. Palla del set per Gabriella Sabatini, che sembra su un'autostrada oggi. Si aggiudica la Sabatini questo primo set, 6-1 il punteggio per lei in 23 minuti, credo sia un tempo record. Certo, senti, ammesso che vada avanti così, che fra mezz'ora finisca, perché mi sembra che non ci sia altra strada. Poi che incontro c'è? C'è qualcos'altro, doppio? Dopo c'è il doppio, sto cercando il programma, tra la Novotna Suire e la Bayern Thompson. Abbiamo visto ancora delle immagini rallentate adesso della Chelesi, che sbaglia come adesso la volée. Si può vedere proprio la differenza tra il movimento dell'Argentina e quello della canadese. Ed ecco un'immagine poi italico, proprio pieno mi sembra. Ecco, io approfitterei, Adriano, se tu sei d'accordo, di questo momento di cambio di campo per parlare del torneo maschile. Abbiamo parlato degli abbonamenti, oggi ci sono stati i sorteggi, ci sono già il tabellone è già pronto, e quindi io innanzitutto parlerei delle wild card che sono state assegnate, e vorrei che tu lo ricordassi. Certo, allora, sono state accordate delle wild card che sono state a Camporese, a Claudio Panatta, Narciso, a Baldoni e a... Basta, le abbiamo dette tutte e 5. E volevo dire, allora, è sicuro John McEnroe non sarà qui a Roma? No, abbiamo anche gli accoppiamenti, cose che interessano gli appassionati e soprattutto gli italiani. Abbiamo Narducci contro Forget, un match abbastanza difficile, quasi proibitivo. Poi abbiamo
un Camporese contro Mezzadri, un match, un derby italo-svizzero. Poi abbiamo Canè che gioca contro un qualificato che ancora devono dirci chi sarà. E poi abbiamo Narciso contro Sanchez, Emilio Sanchez, che ricordiamo fu finalista 2 anni fa. Poi abbiamo ancora purtroppo Cancellotti contro Villander al primo turno, questa è una brutta notizia. Ma c'è in salita? Abbastanza. E poi Pistolesi contro Agassi e Panatta Claudio contro Jim Brown. Ivana e Adriano, per ora ringraziamo, ci pigliamo ancora per 5 minuti alla linea, tanto è l'inizio di un set, ve la restituiamo presto prima che finisca. Rallentate lì se ci riuscite. Soprattutto suoniamo molto in fretta perché, ecco, se torniamo in studio c'è... 40-30, da sottolineare che nel secondo game di questa partita ha avuto una palla per strappare il servizio alla Sabatini, quasi un colpo di coda di questa... ragazzina 19enne canadese che ha tentato il tutto per tutto, ma la Sabatini ha sfoderato tutta la sua classe e l'ha passata con una volée bassa incrociata. E la Chelesi si aggiudica il suo servizio e conduce 2-1 in questo secondo set, un secondo set un po' più movimentato, anche un po' più combattuto del primo, vero Adriano? Sì, la Chelesi sta giocando un pochino meglio, ha avuto questo colpo di coda, come dici tu, che ha fatto sorridere un pochino giù Oliviero. Io approfitterei di questo... istante di cambio di campo mentre vediamo rallentì sul video, intervistare Franco Costantino, che è il dirigente responsabile del settore tecnico femminile, e fargli un paio di domande. Franco, successo mi sembra di pubblico straordinario, successo tecnico un pochino meno. Sì, indubbiamente motivo di grossa soddisfazione per noi che ci interessiamo appunto del tennis femminile, avere e vedere in questa finale, anche in tutta questa settimana, tanta gente che è venuta per vedere questa manifestazione. Quindi ritengo che non fu sbagliato quando noi abbiamo insistito tanti anni fa perché Roma fosse la sede di nuovo dei campionati internazionali femminili d'Italia con una settimana per sé. Lo sviluppo che ha avuto il tennis femminile in Italia in questi ultimi anni ha veramente sorpreso un pochino tutti quanti, che molti non ci credevano. Successo tecnico, ecco, direi che il livello medio nostro femminile è migliorato, indubbiamente quest'anno che avevamo due ragazzi che hanno raggiunto i quarti di finale sono state un pochino, ecco, sorprese un pochino da un discorso di emotività. Ecco, scusate, torniamo un attimo in telecronaca. Gabriella Sabatini al servizio, 1-2, 6-1, 1-2 in questa finale degli internazionali d'Italia femminili per Gabriella Sabatini, un po' la stella di questi internazionali, la beniamina del pubblico, accolta da grandissimi applausi a ogni suo rientro in campo. Ha ripreso un po' di coraggio la Chelesi. Sì, un pochino più intraprendente la canadese. Adesso proverà un po' attaccare perché da fondo campo fino ad ora ha fatto molto poco. Speriamo che la Chelesi adesso cresca un pochino, almeno un pochino di più di interesse in questa finale. Sabatini un po' in difficoltà, 0-30, come dicevi giustamente tu, vediamo se riuscirà a strappare il servizio la canadese. Sembra un po' meno concentrata Gabriella di quanto non sia stato all'inizio del match, forse lo ritiene un impegno troppo facile. 15-30. Mette a segno appunto un bel ace, è difficile vedere
degli ace e le donne, pochissimi ci riescono. Il dritto a uscire, come si dice, da sinistra verso sinistra della canadese, che mette in difficoltà Gabella, che per la prima volta si trova a dover rincorrere la sua avversaria. Siamo 15-40. E un altro ace da parte di Gabella, che guarda anche mai l'avversaria, come per dire non provarci perché qui non c'è niente da fare, ma non penso che la canadese si possa impressionare ormai a questo punto. E un altro ace, forse un record delle donne, 3 ace in un game, e si riporta in parità. La povera canadese sperava già in un break di rimettersi in partita, invece viene tolto questa chance. Comunque siamo sempre 40 pari nel quarto gioco del secondo set. Vantaggio Sabatini, che domina veramente il campo, fa un po' quello che vuole, il bello e il cattivo tempo. Vantaggio Sabatini. Ecco, vediamo proprio l'immagine da Sabatini. Si muove come una farfalla questa ragazza, ecco il rovescio, coperto in top spin. Ecco, forse la cosa che più